I miei amici youtubers mi hanno detto: Simo, beato te che ti sei fatto male alla spalla, così avrai un sacco di materiale e storie da raccontare. Eh sì, sinceramente è un po' triste. Comunque, benvenuti nel quarto episodio della mia serie dedicata a come mi sono fatto male. Vivo come voglio, sì, sono un millennial, ma non so che vuol dire essere un millennial. Cosa mi insegnerà? Vivendo nel mondo del fitness da almeno 15 anni, so che c'è una sacra triade da rispettare. Allenati, mangia e ripeti. Ma in realtà in mezzo c'è anche riposati. Uno degli aspetti più trascurati del magico mondo dell'allenamento è infatti il recupero. Infatti prima di iniziare un percorso ci si concentra spesso sugli allenamenti che saranno mortali, sulla dieta a base di bresaola, ma ci si dimentica che il miglioramento delle nostre prestazioni fisiche avviene proprio durante il recupero, grazie all'ormai famosissimo principio di supercompensazione. L'ho fatto vedere nel secondo episodio di questa serie mensile dedicata al fitness. Ci si allena, si incasina l'equilibrio che il nostro corpo aveva trovato stando tutto il giorno seduti al computer e torna più forte di prima, in teoria. Se infatti questa fase è troppo breve, il corpo neanche aveva fatto in tempo a migliorare. E se invece è troppo lunga, si perderanno quei piccoli miglioramenti. Nella mia esperienza, trovare la propria tempistica è tra le cose più difficili da fare. Perché quando ti alleni e la volta dopo non riesci a fare neanche una ripetizione in più o neanche un chilo in più, vuol dire che ti sei allenato troppo presto o troppo tardi. Per me questi ultimi mesi sono stati la massima espressione di questa legge del riposo. Infatti ho dovuto fare questo riposo forzato e solo da poco sto applicando piccolissimi stress alla spalla operata. Ma vedo il recupero che è lì, dietro l'angolo. Ti vedo. Anzi, io vorrei tornare a spingere, ma tutti dicono di stare fermo e di aspettare. Per stavolta farò il bravo, dai. Quindi, visto che questo è l'ultimo episodio di questa serie mensile dedicata al fitness, facciamo un bel riepilogo, partendo proprio dalla sacra triade. 1. Allenati. Oltre all'ormai celebre grafico sulla supercompensazione, abbiamo capito che il nostro aspetto dipende dalla nostra composizione corporea. E abbiamo poi visto che il peso sulla bilancia vuol dire poco, ma tutto dipende dal rapporto tra grasso e muscolo. Allora, ho creato due striscioline più o meno uguali, una di solo grasso e una di solo muscolo, e adesso andiamo a pesarle. Vengono rilevati, sono 5 grammi, ben 9 grammi per quanto riguarda quello che alla fine è muscolo. 2. Mangia. Abbiamo smascherato le calorie facendo scontrare il totale calorico di una Kinder Pinguì con quello di una banale mela. E abbiamo poi analizzato il principio alla base di qualsiasi dieta. Se nella nostra giornata bruciamo ad esempio 2000 calorie e ne introduciamo con il cibo 2002, il corpo dovrà immagazzinare da qualche parte quell'eccesso. Se invece ne consumiamo 1800, il corpo dovrà per forza prendere quello che manca da qualche riserva. 3. Riposa. Abbiamo capito che la giusta tempistica tra un allenamento e l'altro è importante tanto quanto l'allenamento stesso. Quindi il tempo sul divano perso a fare binge watching non è totalmente perso. Ma attenzione che questo vale solo se è un periodo tra due allenamenti. Furbetti? E il binge watching magari potete farlo proprio di questa mia serie, che adesso ha le copertine lì tutte in fila e se lo guardo così un po' mi commuovo, dai. Questa parentesi sul fitness per ora finisce qui, quindi o fate partire una petizione o mi intasate qui sotto il box dei commenti, vedete voi. E il prossimo mese la ricerca dell'antifragilità, che è il tema comune di questo canale, si sposterà a un altro ambito. Per scoprire quale non potete che iscrivervi al canale, ovviamente spuntando la campanella. E vi lascio con la mega schermata finale dove potete recuperare gli episodi precedenti. E noi ci vediamo il mese prossimo, con una spalla che funzionerà proprio che è un piacere.